In Italia l'aspettativa di vita è più o meno la stessa che nel resto d'Europa, ma i nostri anziani vivono peggio. Un 65enne svedese svolge una vita con molti meno acciacchi di un coetaneo italiano per almeno 5 anni in più. Il motivo è spesso da ricercare in stili di vita sbagliati. Per questo nasce la App for Habits, una sorta di bussola digitale sviluppata dalla cooperativa sociale Sintesi Minerva e l'azienda Xmetrics. In una fase sperimentale che durerà 6 mesi, un campione di 200 anziani selezionato da medici di famiglia e cooperative mediche sarà analizzato e invitato a seguire comportamenti virtuosi sia sanitari che quotidiani, esercizi fisici e cognitivi, pianificazione dei pasti, ma anche tecniche di gestione dello stress. Saranno affiancati da specialisti, ma molto lo farà la app, fornendo suggerimenti facilmente realizzabili e personalizzati, finché appunto non diventano un'abitudine, da qui il nome della app for Habits. L'incidenza del stile di vita in queste patologie varia dal 40% del declino cognitivo, passando per il 50% dei tumori, 80% per le patologie cardiache e si arriva al 90% nel caso del diabete. Quindi è una leva veramente molto importante. Il progetto è realizzato grazie al contributo della Fondazione Antecassa di Risparmio di Firenze nell'ambito dei progetti dedicati agli anziani. Questo progetto ci è sembrato particolarmente interessante perché coniuga da una parte un fenomeno ormai consolidato e noto, cioè quello del decadimento delle prestazioni collegato a una società che invecchia, e dall'altro provare un'iniziativa a test le potenzialità e gli strumenti che l'intelligenza artificiale possono mettere a disposizione.